condiviso. Il risultato è frutto dell'impegno di forze politiche diverse, di un lavoro trasversale come a volte avviene sui temi etici e apprezziamo che il governo abbia lasciato al Parlamento la piena responsabilità della legge. Questa legge è un buon compromesso e sappiamo che nei compromessi ciascuna parte rinuncia a qualche cosa, ma si tratta di un primo importante passo, anche se l'opinione pubblica lo ha già definito insufficiente. Siamo però solo a metà percorso. Ci aspetta un passaggio al Senato che sarà forse ancora più arduo. Speriamo di non arrivare alla fine della legislatura a mani vuote. Il Paese non ce lo perdonerebbe. I socialisti voteranno a favore del provvedimento. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Binetti. Mi corre l'obbligo di ricordare ai colleghi che siamo in dichiarazione di voto, quindi non sono obbligati in questa fase a rimanere in aula contro la loro, diciamo, volontà, ma se ci rimangono dovrebbero avere la cortesia, a partire da quelli che stanno parlando col governo, onorevole Misuraca, di rimanere in silenzio. Grazie. Onorevole Binetti, prego. Presidente, la prima cosa che le chiedo è di poter consegnare l'intervento e poi però voglio aggiungere due cose. Tutto ciò che c'è di buono in questa legge era già ampiamente contenuto nella legge sulle cure palliative. Tutti gli appelli positivi che sono stati fatti alla terapia contro il dolore, spinta fino alla sedazione profonda, erano già contenuti in quella legge. Tutto ciò che questa legge invece non dice, e non lo dice soprattutto in merito a una schietta e aperta forma di obiezione di coscienza per le persone e per le istituzioni in cui lavorano queste persone. Tutto ciò che questa legge in realtà dice di assolutamente nuovo, e per una legge del governo, per una legge parlamentare è molto, ma è francamente eccessivo, è dire che nutrizione e idratazione sono trattamento, cioè assumere una posizione tecnico-scientifica su un argomento ampiamente contestualizzato. Da questo in poi si deduce tutto il resto, perché se è trattamento può essere rinunciabile, se è rinunciabile è tollerabile la morte, se è tollerabile la morte del paziente è giusto che il medico che la provoca in qualche modo non ne sia reso colpevole. Questo è l'iter semplice, ridotto all'osso delle novità della legge. Nulla di buono sul fronte della terapia del dolore, tutto altissimamente problematico sul fronte dei trattamenti che espongono ad alto rischio la vita del paziente, al punto di legittimare il dubbio che si tratti di una legge ampiamente eutanasica. Grazie. La ringrazio, onorevole Binetti. Ovviamente lei è autorizzata a consegnare, e ovviamente la sua consegna in realtà però non riduce i tempi dell'intervento, ma quasi li raddoppia. Onorevole Roccella chiede di intervenire. Eccola, allontanata, si è allontanata dal comitato dei nove, ma prego. Grazie Presidente. Questa legge purtroppo sarà, come l'ha definita peraltro la Presidente dell'Associazione Coscioni, la via italiana all'eutanasia. Perché prevedendo la possibilità di sospendere non le terapie, non soltanto le terapie, ma idratazione e alimentazione, che sono sostegni vitali, si apre al diritto a morire. Sospendendo acqua e cibo, comunque fornite, cioè fornite col cucchiaio o con il sondino, con il bicchiere o con la flebo, non si muore della patologia di cui si soffre, non si muore di tumore, cioè, o di SLA o della patologia, appunto, che ci ha colpiti. Si muore per disidratazione e denutrizione. E chiunque, se sospende acqua e cibo, muore di disidratazione e denutrizione.